Bentornati sul mio canale, oggi sono qui per farvi i preferiti del mese insieme a Ludo Dreamer, quindi se state vedendo questo video andate poi anche a vedere il suo, così potete confrontare le cose che ci sono piaciute durante questo mese e avere più suggerimenti per le varie categorie. Ma direi di iniziare subito, la prima categoria è ovviamente il libro del mese e per questo mese scelgo una graphic novel, cioè Panzerotta e Crocchetto di Anna Ocina. La recensione arriverà molto presto, quindi stay tuned, anche se è veramente breve. Mi è piaciuto tanto e in realtà non ho scelto nessun libro perché i libri che ho letto questo mese non mi hanno conquistata, come avrete visto dal wrap up, quindi questa graphic novel che è dolcissima è della Bao Publishing, che tratta un po' delle vicende di vita quotidiana di questa coppia fatta da Panzerotta e Crocchetto, e ogni storiella è massimo di 2 pagine, quindi alla fine sono tantissime mini storie e per questo è molto originale secondo me e io ve lo consiglio tantissimo. La seconda categoria è il telefilm del mese. Questo mese sono rimasta veramente ossessionata da Once Upon a Time. L'avevo iniziato anni fa ma avevo interrotto dopo le prime puntate, non so per quale motivo. Questa volta ho tenuto duro e adesso sono già alla quarta stagione, metà quarta stagione, e quindi vabbè, che me ne parlo a fare, è una serie TV meravigliosa, soprattutto per chi ama la Disney o le fiabe in generale, perché si vanno ad intrecciare con elementi moderni in modo bellissimo, fantastico, e quindi mi è piaciuto particolarmente. E tra i miei personaggi preferiti della serie principale, quindi parliamo già dalla prima stagione perché un personaggio, ahimè, arriva dopo, c'è sicuramente Regina. L'attrice è una delle donne più belle che io abbia mai visto e sono innamorata follemente di lei, quindi sì, ho adorato particolarmente e appunto è diventata la mia serie del mese. Andando avanti abbiamo poi come categoria la canzone del mese. Questo mese non so perché ho sentito a rotta di collo proprio Red di Taylor Swift. Non so neanche, cioè è una canzone vecchia, relativamente vecchia di Taylor Swift, e non so come mi è passato in mente di andarla a ritrovare tra i meandri, non lo so, del mio iPod, però l'ho trovata e mi ha conquistata e l'ho sentita tantissimo, quindi quella è la mia canzone del mese. Andando avanti abbiamo l'acquisto del mese. Questo mese è stato un acquisto che avete già visto nel fandom haul, cioè il Funko Pop di Ron Weasley versione Ballo del Ceppo, che in realtà ho acquistato a giugno ma che era arrivato a casa di Chantal e quindi l'ho preso ad agosto, nelle mie mani è arrivato ad agosto, e sono molto felice di mostrarvelo perché finalmente un altro Ron è entrato nella mia collezione. E viva la ship Saron o Rora, boh, dateci un nome alla ship tra me e Ron Weasley. E sì, è stato un acquisto fantastico, l'ho pagato in scontato 10 euro, quindi affarone. Andando avanti abbiamo poi l'OTP del mese, che è assolutamente, visto che ho visto Once Upon a Time, la Capitan Swan. Killian Jones, cioè il personaggio di Uncino, è uno dei personaggi meglio riusciti della serie a mio avviso, e subito da quando appena entrata in scena c'è stata questa connessione con il personaggio di Emma e quindi li ho shippati da subito, anche se si odiavano io li shippavo, io sapevo come sarebbe finita, e quindi sì, loro sono la mia ship. Era da tanto che non shippavo così tanto una coppia etero e sono fiera dei miei piccoli bambini perché sono arrivata a metà della quarta stagione e le cose proseguono bene a quanto pare. Ho paura perché Ludovica mi ha detto che soffrirò tanto, ma spero di no, perché non se ce la fa, se no ragazzi non se ce la fa. Andando avanti abbiamo poi la foto del mese, vi lascio qui la prima foto, che è una che ho scattato con il mio ragazzo in una festa di paese che c'è stata qui a agosto, e poi qui sotto un'altra fatta con tutti i lettori anonimi quando sono scesa giù a Napoli ad agosto. E sì, sono 2 foto che io adoro, dei momenti bellissimi passati con persone a cui voglio bene, e quindi mi fa piacere condividerle con voi. Andando avanti abbiamo il ricordo del mese, che questo mese è senza ombra di dubbio la vacanza che ho fatto per 3 giorni a Napoli, perché non solo questa volta ho rivisto tutti i lettori anonimi, ma ho portato con me anche il mio ragazzo Fabrizio e anche lui ha potuto conoscerli finalmente dal vivo, e sì, ci siamo divertiti tantissimo a stare insieme, girare un paio di video e soprattutto visitare un po' Napoli, perché comunque quando sono scesa per il Comic Con non l'abbiamo fatto perché eravamo tutti i giorni al Comic Con, e sì, mi sono divertita tantissimo e sarà uno dei momenti che non dimenticherò mai. È sempre bello rivedere quei piccoli cinnamon roll, perché era anche da un mese che non ci vedevamo e a me mancano sempre tantissimo, sono alcuni tra i miei migliori amici e mi mancano perché noi abitiamo troppo lontano. Andando avanti abbiamo poi lo youtuber del mese, e questo mese ho scelto Super Space Chick, che è una ragazza che fa video su BookTube, insomma, però è americana e ha una libreria meravigliosa perché colleziona anche cose della Disney, quindi è un po' il meglio di tutti e due i mondi, perché mi piace vedere i Disney Hall, quindi gli Old Disney Store o dei Disney World,
e anche Book Haul e gli altri video che fa sui libri. La sua libreria è meravigliosa, quindi vi lascio qui sotto linkato assolutamente il suo Bookshelf Tour, che è una delle cose più belle che io abbia mai visto, e andatela a guardare se vi fa piacere, se anche a voi piacciono questi stili di video. So che dovrei nominare qualche youtuber italiano, però consigliatemeli qui sotto, perché sono tutti i miei amici su YouTube, più o meno i booktuber, e li conosco già, quindi non so che consigliarvi, perché ve ne parlo sempre nei miei video e non so che fare, e quindi scelgo quelli americani che mi colpiscono di più. Almeno sono onesta e non vado a cercare persone giusto per questa categoria, ma sono veramente quelli che mi hanno colpito di più e di cui ho visto tutti i video praticamente. Doveva esserci anche teoricamente la categoria citazione del mese, ma come vi ho detto, i libri che ho letto non mi sono piaciuti granché, quindi non ho nessuna citazione da mostrarvi. Shame on me! Ebbene sì ragazzi, questo è tutto, questi sono tutti i miei preferiti del mese, spero vi siano piaciuti. Scrivetemi qua sotto nei commenti qual è stato il vostro acquisto preferito del mese, che sia di abbigliamento, che sia un libro, che sia un accessorio fandom o qualsiasi cosa, che sono super curiosa e potreste darmi delle idee su cosa comprare. E sì, qui sotto nell'info box vi lascio i link cliccabili da Amazon dove poter acquistare le cosine che vi ho nominato nel video che si possono comprare, e noi ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!